Siamo però innanzitutto estremamente confortati dal fatto che al momento non risultano vittime, continuano naturalmente tutti gli accertamenti. Stiamo parlando di un evento che si è verificato 5 ore fa, non stiamo parlando di un evento verificato 5 giorni fa, quindi fino all'ultimo manteniamo tutta la nostra attenzione anche sul numero dei feriti, ma quello che è fondamentale dire è che al momento, appunto, nonostante questa gravità impressionante del sisma, il più grave dall'Irpinia ad oggi, per il momento non risulta nessuna perdita di vite umane. Nel merito, credo che si debba fare un appello a tutte le forze politiche, evitare le polemiche e le divisioni. Da parte nostra domani riuniamo il Consiglio dei Ministri. Ho chiesto che al Consiglio dei Ministri, che entrerà ovviamente nel merito ancora una volta delle prime misure necessarie a questa terza ondata di sisma, trovo importante che si possa, ascolteremo nella fase preparatoria i 4 presidenti delle regioni, il commissario Errani e il capo della protezione civile Curcio, per dare un segnale di ascolto, condivisione e anche di decisione delle prossime determinazioni. Tecnicamente pensiamo di intervenire fin nella fase emendativa del decreto legge attualmente all'attenzione del Parlamento, sicuramente allargando il cratere, per cui nessun comune deve avere la preoccupazione che rischierà di restare fuori, ma soprattutto diamo un messaggio alle popolazioni. Noi ricostruiremo tutto, le case, le chiese, gli esercizi commerciali. Oggi il significato profondo dell'Europa è nella ricostruzione, com'era, di tutto il territorio di Norcia e degli altri comuni interessati al terremoto. Noi su questo non faremo nessun tipo di passo indietro ed è fondamentale che contemporaneamente a questo ci sia il senso della calma, del buon senso. È fondamentale che tutte le strutture di protezione civile che si sono allertate ci diano una mano. Il mio grazie a nome del governo, ma è fondamentale che queste siano sotto lo stretto coordinamento della protezione civile nazionale e delle protezioni civili regionali interessate. Noi abbiamo bisogno di prendere un impegno chiaro, ricostruiremo tutto, l'abbiamo detto, in tempi certi, tutto quello che servirà per rimettere a posto quei territori noi lo prendiamo, ci sono già le risorse, se c'è bisogno di allargare lo spazio economico siamo in condizione di farlo, l'Italia non lesinerà nel rispetto naturalmente di tutte le regole e con il controllo straordinario di tutte le istituzioni, ma non lesinerà nella ricostruzione di luoghi che sono l'anima del nostro Paese. Ecco, noi dobbiamo con forza ora preoccuparci dell'aspetto umano, verificare davvero che non ci siano vittime, preoccuparci dei feriti, ma contemporaneamente dire che tutte le risorse che si renderanno necessarie per rimettere a posto il nostro Paese, noi le abbiamo a disposizione, abbiamo lo spazio per poterle prendere nel nostro bilancio e non abbiamo nessun tipo di riguardo rispetto a regole tecnocratiche che negherebbero l'idea stessa dell'identità del nostro paese e del nostro territorio. Lasciatemi dire che rinnovo l'appello a tutti i sindaci, non soltanto dei comuni interessati, a fare i progetti di adeguamento e manutenzione sismica.
Brava. Ha inizio la cerimonia di insediamento del Presidente della Corte dei Conti. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, signori rappresentanti della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale, ministri, autorità, signori e signore, è un onore per me, oltre che un piacere oggi, poter portare il saluto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Governo, oltre che il mio personale, al Presidente della Corte dei Conti, al Presidente Martucci di Scarfizzi. Il mio deferente saluto va innanzitutto al signor Presidente della Repubblica, che ha voluto oggi onorare la Corte dei Conti con la sua presenza, e gli sono sinceramente grato a nome dell'Istituto che ho il privilegio di presiedere. Lettera di replica da parte del ministro dell'Economia Padoan all'Unione Europea. Le spese per far fronte all'emergenza migranti e per mettere in sicurezza antisismica il territorio sono circostanze eccezionali e quindi possono largamente spiegare lo scostamento di bilancio. Nel 2017 l'Italia stima di spendere 3,8 miliardi per i migranti e 2,8 per i terremoti. La lettera di risposta del ministro dell'Economia ai rilievi della Commissione UE, non ancora resa nota ma prossima alla pubblicazione, dovrebbe concentrarsi proprio sui dettagli di queste spese, motivando esattamente perché il governo ritiene, con la legge di bilancio, di rispettare in pieno le regole europee e perché non intende modificare i saldi di bilancio già stabiliti. Al netto delle voci migranti e sisma, che nei calcoli del governo valgono lo 0,4% del PIL, il deficit nominale, questa dovrebbe essere la difesa del titolare del tesoro, si fermerebbe infatti all'1,9% del PIL, mezzo punto sotto il dato di quest'anno e sostanzialmente in linea con le richieste europee. Sui migranti, ha rivendicato Padoan, lo sforzo in termini di investimenti è ingente e va a beneficio dell'Italia, ma anche e soprattutto dell'Europa. Oltre alla lettera, a mancare ancora è però soprattutto il testo definitivo della manovra. Il provvedimento sembra essere alle battute finali al Ministero dell'Economia. Entro il fine settimana dovrebbe passare al Quirinale per il nulla osta del Presidente della Repubblica, per poi essere trasmesso alle Camere.
progetto mirato al monitoraggio dei disturbi di apprendimento e di altre problematiche, Aprile a scuola e inclusività, è stato promosso dall'amministrazione comunale e dalla rete scolastica della città. Ad un anno dall'avvio sono stati presentati nei giorni scorsi i risultati ottenuti attraverso una formazione specifica dei docenti, uno screening costante e una somministrazione di questionari ai giovani alunni di 5 anni, come spiegato dal dirigente scolastico dell'Istituto Arturo Toscanini, Enrico Raponi. È stato un interesse da parte del Comune a proseguire quello che già ad aprile era stato inviato tanti anni fa da altre scuole sul problema della dislessia, dei DSA, e adesso allargato alla problematica dei BES. E quindi abbiamo raccolto tutti quanti i referenti delle varie scuole di Aprilia, hanno stata eletta come capofila la mia scuola, quindi l'Istituto Comprensivo Arturo Toscanini, e si è passati quindi a elaborare tutto un piano che doveva essere messo in atto nel corso dello scorso anno scolastico. E abbiamo fatto il primo monitoraggio e il primo screening su tutta la popolazione dei cinquenni di Aprilia per evidenziare in maniera precoce eventuali problematiche che risultano a livello scolastico, perché noi ci prefiggiamo di agire a livello didattico e scolastico, pedagogico, non clinico. Però è un grosso intervento, perché va a coprire tutta la popolazione scolastica e nello stesso tempo permette anche di fare precocemente segnalazioni e ai genitori e eventualmente anche relazionando alla ASL di problematiche che vengono evidenziate già dall'età di 5 anni su bambini che potrebbero avere disturbi dell'apprendimento o rientrare in quella fascia più ampia dei BES. Con soddisfazione l'assessora alla pubblica istruzione del Comune di Aprilia, Francesca Barbaliscia, ha definito questo progetto uno strumento valido e unificante con il quale poter analizzare le realtà dei diversi istituti scolastici apriliani per poi fornire i mezzi utili alla risoluzione di eventuali problematiche degli studenti. Questo è un importante progetto che il Comune ha voluto sostenere sin da subito per la rete scolastica, quindi che coinvolge tutti e 6 gli istituti comprensivi della città e vuole essere proprio uno strumento unico di individuazione, quindi di monitoraggio del disagio scolastico, perché le realtà territoriali sono molto variegate e per quanto ogni istituto scolastico, ogni istituto comprensivo segue un suo profilo, no? Un indirizzo, una politica scolastica, è bene che sotto questo profilo si individui un unico strumento che abbia un'efficacia sul territorio e che quindi possa governare appunto la disciplina del monitoraggio del disagio. In questo senso mi sento di voler ringraziare tutto il team dei dirigenti, del dirigente capofila, ma di tutte quante le insegnanti che si sono impegnate per questa attività, perché è importante affiancare le famiglie nella crescita dei nostri bambini, perché io ritengo essere i nostri figli questi ragazzi, e quindi sarà uno strumento che porterà efficacia nel tempo, per cui il risultato avrà un'efficacia appunto nel corso degli anni. La docente Enrichetta Spagnoli dell'Istituto Toscanini ha spiegato come si è articolato il progetto nel corso di quest'anno e quali sono stati i risultati emersi dallo screening effettuato. Faccio parte insieme ad altre 4 colleghe di un comitato, che è stato denominato comitato scientifico, che si è occupato appunto di, oltre che redigere il progetto, di presentare alle insegnanti e fare la formazione appunto per le insegnanti della scuola dell'infanzia di questo questionario IPDA, che andava a rilevare le eventuali difficoltà riscontrate rispetto agli alunni 5 anni della scuola dell'infanzia. E abbiamo somministrato questionari a tutti gli alunni 5 anni di tutti gli istituti comprensivi del territorio di Aprilia. E in totale erano 749, se non ricordo, intorno ai 700 erano gli alunni ai quali sono stato somministrato il questionario, e sono emerse delle percentuali di caduta, quindi di difficoltà, di rischio di difficoltà medio, alta e bassa, intorno al 30%. Quindi abbiamo una percentuale di alunni che rischiano di trovarsi di fronte a un disturbo dell'apprendimento o una difficoltà d'apprendimento o
un bisogno educativo speciale che è pari al 30% della popolazione di questo territorio, percentuale che peraltro noi conoscevamo già in parte perché l'avevamo rilevata all'interno di un vecchio progetto che si chiamava Aprilia contro la dislessia, dove il monitoraggio si faceva con gli alunni di classe seconda della scuola primaria, si ripeteva poi in terza dopo un periodo di esercitazione e più o meno i risultati che erano emersi erano più le percentuali, diciamo, di difficoltà di questo territorio d'Aprilia era appunto il 30%. Dati alla mano, adesso voi come andrete ad agire su questi ragazzi che presentano questa possibilità di difficoltà nell'apprendimento? Questo è stato un primo screening, dopodiché ci sarà una parte di lavoro operativo, di rinforzo rispetto a determinate competenze non acquisite, quindi esercitazione rispetto a determinate competenze non acquisite e un ulteriore monitoraggio nuovamente a maggio. Dal monitoraggio di maggio si vedrà se la percentuale degli alunni che hanno avuto questo tipo di difficoltà e che sono stati trattati con degli esercizi mirati, se questa percentuale si è abbassata oppure è rimasta stabile. Noi sappiamo, essendo esperti di disturbi dell'apprendimento con il gruppo di lavoro, insomma siamo tutte persone che lavorano con i disturbi dell'apprendimento già da diverso tempo, sappiamo che il disturbo dell'apprendimento diciamo si può compensare ma non guarisce, nel senso che esiste, è un dato di realtà, è un dato di fatto, ne possiamo prendere atto e possiamo però mettere in atto tutte delle procedure per compensarlo in modo tale da arrivare quasi, non dico ad annullarlo, ma standoci molto vicini. Ardea mette al centro lo sport. Sabato 29 ottobre presso il piazzale antistante l'aula consiliare si è tenuta la terza giornata dello sport, iniziativa promossa dal Comune Rutulo in collaborazione con le società sportive del territorio. Lo slargo di via Laurentina si è trasformato per l'intera giornata in un complesso sportivo con campi di pallacanestro, pallavolo, calcetto, aree per dimostrazioni di ballo e di arti marziali e stand informativi relativi alle numerosissime discipline presenti. Intervenuto il sindaco di Fiori, il quale con l'occasione ha reso noto che entro dicembre verranno inaugurati due centri sportivi in erba e sintetico di Nuova Florida e Tor San Lorenzo. Alla manifestazione ha preso parte anche il presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, il quale ha sottolineato il messaggio positivo della giornata. Genitori e nonni sono qui a vedere i loro figli che non hanno partecipato al campionato del mondo ma che si sono semplicemente divertiti. È una bella immagine che supera discriminazioni, problemi sociali e economici. Lo sport va difeso e promosso. Sulla stessa linea l'assessore Iotti, soddisfatto per la buona riuscita dell'iniziativa. Giornata ben riuscita, fortunatamente anche a livello climatico, perché insomma sembra una giornata estiva, ma al di là di questo è riuscita perché hanno partecipato tante associazioni del territorio, tante famiglie, tanti bambini e questa è stata veramente una gioia perché poi sono stati promossi tutti gli sport che vengono svolti sul territorio, per cui le associazioni hanno avuto opportunità di farsi conoscere e le famiglie hanno avuto opportunità di capire quali sport e con quale professionalità si svolgono sul territorio di Ardea. Tutto è andato per il meglio, grazie anche al supporto logistico e organizzativo della Consulta Giovanile di Ardea. La presidente Antonella Cofano e le sue collaboratrici hanno spiegato i passaggi dell'organizzazione della festa dello sport. Ci siamo occupati di organizzare tutto l'evento, abbiamo chiamato le varie associazioni sportive, abbiamo cercato di raggruppare in una giornata tutti gli sport disponibili qui ad Ardea per i nostri giovani. Abbiamo inizialmente cercato di contattare tutte le associazioni del territorio e quindi renderle disponibili per questa giornata affinché tutti i ragazzi potessero partecipare insieme a noi a questo momento aggregativo e di sport. Poi materialmente abbiamo dovuto provvedere a quello che era l'attrezzatura, quindi creare uno spazio che fosse ad hoc in sicurezza per far lavorare e fare sport a questi ragazzi e poi logicamente creare quello che è uno spazio di esibizioni, perché è bello anche che questi ragazzi che vivono lo sport tutto l'anno abbiano il loro palco e si possano esibire e mostrarci il lavoro che hanno
fatto in tutti questi mesi. A conclusione della giornata sono stati premiati l'ex portiere della Lazio Felice Pulici, l'ex calciatore di Bari, Perugia, Cagliari, Roma, l'ardeatino Sandro Tovalieri, il giornalista sportivo Roberto Renga, il presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, il campione di box Guido Daniello, il campione di tiro a volo Francesco Daniello, il fisioterapista FIGC Andrea Bonetto, il fiduciario di Ardea del CONI Lazio Massimiliano Gobbi, la consulta giovanile del comune di Ardea. Un bilancio positivo per questo appuntamento giunto alla terza edizione che ha visto giovani e famiglie del territorio cimentarsi nelle più disparate discipline in una giornata all'insegna del benessere e della condivisione. Tre appuntamenti all'insegna della solidarietà a favore delle popolazioni terremotate. Il buio e l'arcobaleno, un ponte verso la speranza, è il titolo delle manifestazioni organizzate dall'Istituto Giovanni Pascoli di Aprilia. In occasione della conferenza stampa di presentazione, il dirigente scolastico, professor Giorgio Giusfredi, ha reso noti i dettagli dei prossimi appuntamenti. Parliamo di tre manifestazioni perché queste manifestazioni si svolgeranno nei giorni 5 e 6 novembre. Il 5 novembre noi apriremo con una manifestazione nella chiesa Santa Maria Goretti, cioè la chiesa principale della nostra città di Aprilia, con la partecipazione straordinaria di un coro, del coro di Carpi e con i cori sia del nostro istituto che dei Liberi Cantores. Il 6 invece novembre ci sono due manifestazioni, una alle ore 18 e una alle ore 21 presso il Teatro Europa di Aprilia, e queste manifestazioni sono dei musical, quindi ci sarà l'intervento di vari cori, dico soltanto questo per dare un significato al tutto, noi prevediamo un intervento di 250-300 coristi. Chiaramente tutte queste manifestazioni, tutta questa iniziativa è finalizzata a promuovere la solidarietà verso queste popolazioni che sono state colpite dal terremoto. Dico solidarietà perché stiamo anche facendo una raccolta fondi, ma chiaramente non diamo tanta importanza a quanto noi raccogliamo, quanto al significato che noi diamo e vogliamo portare ai nostri alunni, che è il concetto della solidarietà. Non a caso i soldi che verranno raccolti saranno devoluti alla scuola di Amatrice e di Accumuli, che è un unico istituto, proprio perché è questa vicinanza, quindi non solo alle popolazioni ma proprio direttamente, e quindi abbiamo trasmesso anche ai nostri alunni questo senso di solidarietà tra alunni, quindi tra i nostri alunni e gli alunni di questa scuola, di queste scuole per essere più preciso. Quindi noi abbiamo il coro del nostro istituto che è formato da più di 50 elementi, abbiamo fatto intervenire anche a livello corale, abbiamo fatto intervenire gli alunni della scuola primaria, quindi delle quarte della nostra scuola primaria, e abbiamo la classe terza A che interverrà all'interno di questo musical. Il dirigente scolastico ha poi sottolineato lo spirito delle iniziative. Noi quello che pensiamo che abbia un valore inestimabile è proprio il costruire nei futuri cittadini il senso della partecipazione alla comunità in termini di solidarietà e di altruismo, il più grande investimento che si possa fare, non tanto in termini economici quanto proprio in termini umani, quindi far crescere i nostri alunni in un concetto, in un senso di grande partecipazione a quello che accade e nella nostra città ma a livello globale. Vogliamo far crescere i cittadini che si rendono, siano consapevoli e partecipi alle altrue disgrazie, alle altrue avversità, e in qualsiasi momento siano pronti a poter dare il loro piccolo contributo. Non è mancato infine un ringraziamento per la disponibilità dei coristi e per la generosità delle donazioni. Io voglio ringraziare il coro di Carpi che fin dall'inizio si è messo a disposizione, ha dato la propria disponibilità a partecipare a queste manifestazioni. Sarebbe lunga la lista di tutte le persone che io dovrei ringraziare, però posso dire che veramente con grande orgoglio che quando noi abbiamo contattato artisti, associazioni eccetera, tutti si sono resi immediatamente disponibili. Basti pensare che tutte le spese relative alla manifestazione sono supportate da sponsor, e qui ci tengo a dire che sono non solo tanto sponsor quanto contributi volontari che loro hanno dato. L'assessora Francesca Barbaliscia ha lodato il lavoro dell'istituto e dei ragazzi, ponendo l'accento sull'importanza di questo gesto di solidarietà. Una bellissima, importante iniziativa appunto di solidarietà che ha come stimolo, come importante obiettivo quello di insegnare agli studenti al di là delle materie scolastiche, quindi di lasciare un messaggio che sia quello di vicinanza, di solidarietà verso le popolazioni bisognose e in particolar modo agli studenti di Accumuli e Amatrice, che appunto riceveranno il ricavato delle donazioni di queste due giornate per la ricostruzione della scuola di Accumuli ed Amatrice.
felice. Francesca Barbaliscia ha poi ricostruito il quadro degli interventi che hanno impegnato la città di Aprilia nel supporto alle popolazioni terremotate. Le associazioni di protezione civile, Avis e Croce Rossa, si sono mosse sul territorio per portare il loro aiuto concreto e materiale. Hanno quindi allestito i campi di accoglienza e dato proprio un primo sostegno morale a queste persone colpite dal sisma. Subito dopo è nata un'intesa importantissima tra i volontari delle associazioni che hanno voluto costituire un'associazione utile proprio alla raccolta dei fondi. Questa associazione si chiama Aprilia per ricostruire ed è stato creato un conto corrente apposito in cui è possibile fare anche delle piccole donazioni da devolvere appunto ad Accumuli e alla Matrice, le popolazioni comunque colpite dal sisma del 24 agosto. L'appuntamento è il 5 novembre alle ore 20:30 ad Aprilia. Presso la chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in Piazza Roma si terrà un grande concerto di apertura. Seguiranno altre due giornate dense di appuntamenti con lo scopo di mostrare solidarietà alle popolazioni di Accumuli e Amatrice.